Dal quartier generale di Brescia di Givi & Evi, che è leader mondiale degli accessori per motociclisti e moto, parte la nuova edizione di Travel News 24. Guardate come lavora la macchina, incredibile, favolosa, da qui solo il meglio, solo la migliore qualità sugli accessori per moto e motociclisti. E adesso io vi do una notizia e vi porto in Trentino. Settembre, tempo di vendemmia. In Trentino, per far conoscere agli appassionati i segreti delle cantine, in programma Vendemmiamo. Ad ospitare la manifestazione sono i centri della Piana Rotagliana. Fino al 2 ottobre, trekking guidati tra i filari, piccole esperienze di raccolta e pigiatura, incontri con i produttori e degustazioni permettono di immergersi nel mondo vitivinicolo e di toccare con mano le attività e le tradizioni legate alla vendemmia. Tutto il calendario delle iniziative si trova al sito www.pianarotagliana.it. E noi lasciamo lavorare la macchina. Ve lo ricordate, Fantozzi? Allora ascoltate bene la prossima notizia. Ad Esenzano, sul lago di Garda, per una corsa ciclistica letteralmente fantozziana. Domenica 25 settembre torna con la terza edizione la Coppa Cobram, competizione assolutamente non competitiva dove si gareggia con bici d'epoca e abbigliamento non propriamente da gara. Il percorso è lungo circa 22 km e sono ammessi 250 partecipanti. Un premio speciale andrà a chi saprà incuriosire di più il mega direttore galattico. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per una giornata in allegria. Le informazioni per partecipare sono al sito coppacobram.eu. E allora non vi resta che iscrivervi alla terza edizione della Coppa Cobram. Givi è anche online e allora mi raccomando visitate il sito www.givi.it e troverete tutte le informazioni necessarie. E adesso vi do la prossima notizia. Volete vedere com'era l'arte contemporanea degli anni Ottanta? Andate alla Reggia di Caserta perché, anche se è un edificio del Settecento, al piano nobile del palazzo sono esposte opere di artisti come Michel Barcelò, Tony Craig, Andy Warhol, Mimmo Palladino, Michelangelo Pistoletto, Emilio Vedova. Siamo alla mostra Terre Motus, che in latino significa terremoto, un'esposizione permanente riallestita dopo il restauro delle sale e che fu creata dal gallerista napoletano Lucio Ameglio, dopo il terremoto che nel novembre del 1980 devastò la Campania e la Basilicata. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì. E allora non perdete questa occasione unica di visitare l'arte. Anche oggi il TG finisce qui, appuntamento alla prossima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo di inoltrarci le vostre segnalazioni e le vostre notizie all'indirizzo redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.